bentornati sul mio canale. Io mi sono appena svegliata, siamo ancora insieme qua per l'intera giornata perché rispondo proprio con un video a una delle domande che ricevo più spesso, ovvero: Lisa, ma come fai a mangiare così tanto gelato? Come sapete, io ne mangio almeno uno ogni due giorni, anche uno quasi tutti i giorni, che sia come merenda, che sia la sera mentre faccio una passeggiata per il centro. Ecco, è un alimento che mi piace tantissimo. Oggi quindi vi risponderò a questa domanda proprio facendovi vedere come faccio a mangiare gelato tutti i giorni, come lo inserisco, come lo conto, se lo conto, e vi do un sacco anche di consigli utili. A questo punto incominciamo subito dalla colazione e andiamo a vedere. Ta-da-da-da! Eccomi nella mia postazione colazione, che è quella dell'altra volta, perché faccio colazione sempre fuori nonostante ci siano tipo 800.000 gradi. Comunque, vediamo cosa propone il menù. Già che leggo panetteria, sono in Puglia, cosa potranno mai essere? Oh, i pasticciotti! Assolutamente ragazzi, una colazione non me lo toglie nessuno, li adoro, li amo, amo. Poi un pochettino di frutta, una banana e una prugna piccolissima. Ho trovato finalmente il mio yogurt bianco, il mio solito. Un pochettino di latte di soia per rendere il tutto un pochettino più liquido. E ovviamente ho scelto il pasticciotto al cioccolato. Guardate che carino! Non si vede molto, ma c'è tutto il cioccolato fuso. Dopo il pasticciotto la colazione continua, infatti ho fatto il mio solito piattino di frutta fresca e poi ci vado ad aggiungere la protein spread di MyProtein, che io la chiamo ragazzi Nutella proteica perché è uguale, vi giuro. Ne vado a mettere giusto un pochettino sulla banana, proprio per dargli un po' di gusto di cioccolato. Ne ho messo poca perché comunque mi piace il gusto, ma tra pasticciotto e cose varie stava diventando una colazione davvero molto sostanziosa. Comunque io questa qua ve la consiglio tantissimo, la trovate sul sito di MyProtein, il link è qua sotto, ricordo il codice sconto MyLisa per avere sempre il massimo degli sconti. E quando acquistate ricordatevi di passare dal mio link così mi supportate. Grazie mille. Ne fatta, a questo punto vado in spiaggia all'alba mai delle 11:30, però ragazzi io non sono molto mattiniera in vacanza, a Milano sì ma in vacanza no. Oltretutto, come vedete, ho una passione stranata per i costumi color rosso. Questo oltretutto me l'ha fatto mia sorella perché fa costumi all'uncinetto, quindi se volete vedere un po' delle sue creazioni e saperne di più io vi lascio qua sotto il link della sua pagina che si chiama Lore Bikini. E niente, fatto a mano, non so raga come fa, io vi giuro non mi ci metto a fare queste cose, però complimenti alla Rona. Niente, andiamo in spiaggia, andiamo qua a Baia Verde che è sotto casa, comoda, e il mare è anche molto bello. Mi sono rimessa un pochettino in sesto dopo la spiaggia, ragazzi non so cosa mi è successo quest'anno ma io più di un'ora in spiaggia non riesco a starci, non so per quale motivo ma inizio ad irritarmi, inizio che voglio andare a passeggiare, voglio fare quello, voglio fare quell'altro, non ce la faccio a stare lì sdraiata a prendere sole, infatti vedete la mia abbronzatura dopo, cioè, una settimana e mezzo di Puglia, cioè sono praticamente ancora bianca. A parte questo, orari sempre decenti, sono le 2 del pomeriggio e inizio ad avere un pochettino fame, quindi sono qua a casa per pranzare. Diciamo che tendenzialmente pranzo fuori, per oggi comunque ci troviamo nella spiaggia del paese di Baia Verde e quindi ho detto senti, salgo a casa, mi faccio una bella insalatina fresca, anche perché qua sinceramente mangiando fuori sto facendo molta fatica a mangiare verdura, infatti ultimamente quando vado al ristorante anche la cena mi prendo una porzioncina. Vediamo cosa ho raccattato dal frigorifero. Allora, abbiamo delle mozzarelline, insalata, bresaola, una baguette, dei pomodorini e poi qua abbiamo olio, aceto e sale che mi è caduto. Eccolo qua, gli avevo dato una manata prima. Abbiamo tutti gli ingredienti per fare un pranzo sanissimo, soprattutto leggero, perché io ragazzi a pranzo non ho
non ho quasi mai tanta fame, ho voglia sempre di qualcosa di fresco, non sarà il caldo perché qua davvero in Puglia, ragazzi, si schiatta. Una cosa che vi consiglio, se volete stare un pochettino più attenti alle dosi, è mettere nel piatto tutto quello che volete mangiare e poi mettere via le cose. Io sono una a cui piace tantissimo spiluccare, quindi se io tenessi davanti sempre tutto, mangerei il triplo delle cose. Questa è una tips che vi può aiutare tantissimo. Ecco qui il mio pranzettino, sono molto fiera, io ragazzi adoro queste cose super healthy. Non ho ancora messo i condimenti, anche perché comunque ho aggiunto un po' di mozzarella. La mozzarella comunque è un formaggio un pochettino grasso, quindi io non andrò ad aggiungere altro olio. Invece andremo a fare un giro ad Otranto e prenderò sicuramente un gelato. Io ragazzi i gelati di solito non è che me li pianifico, perché magari mi trovo nel posto, entro in un bar, prendo una bottiglietta d'acqua perché c'ho sete, vedo che c'è una marea di gelati e cose varie, questo mi è successo anche ieri e dico no, ok, lo prendo. Appena vedo tutte le creme un po' nutellose, un po' così, non resisto. Però poi ovviamente a cena mi ascolto, vedo se non ho tanta fame, magari prendo solo un secondo, mentre invece se ho ancora fame mangio un pochettino quello che mi va. Quindi ragazzi, adesso andiamo a fare un giretto per la città e speriamo ci sia una buona gelateria, perché io sono esigente, sono molto esigente. Arrivata ad Otranto finalmente, tra una cosa e l'altra sono fatte le 6, quindi alle 6 cos'è? L'ora di gelato, ovviamente. Non so perché, ma lo prendo sempre questo, la mia infame, probabilmente sì. E qua c'è la gelateria Martinucci, che ho visto che in Puglia c'è tantissimo, cioè è proprio una catena. E l'avevo già presa già a Gallipoli e il gelato mi era piaciuto molto. Però mi hanno detto che questa qua è proprio quella storica, è la prima che hanno fondato. Quindi sono curiosissima di andarla a provare, che probabilmente è gelato anche più buono, perché è da dove è nato tutto praticamente. Me lo sono già quasi divorato tutto, ragazzi, vi giuro, è buonissimo, avete ragione. Super buono, ho preso due gusti spettacolari che sinceramente non avevo nome degli ingredienti, quindi uno era Otranto, che era con una base di nocciola, e l'altro era una crema con i pistacchi, cioè vi giuro, spaziale, spaziale. Buonissimo, grazie mille per il consiglio, avete ragione. Una cosa importantissima, ragazzi, il prezzo. Due coni, due gusti, 4 euro. A Milano meno di 2,50 euro un cono è difficile trovarlo, quindi top anche questo. Tra girati nei negozietti e cose varie, calamite comprate, sempre sono le stupidaggini, ecco. Si sono fatte già le 8. Anche passate in realtà, quindi adesso decidiamo un posticino dove mangiare e niente, assolutamente pesce, 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 pesce. Sei indecisa, sei indecisa. Sono molto indecisa, volete... cavolo, tutto buono. Bianchino. No, no, basta, basta. Vuole bere, vuole bere. Panini arrivati. Diciamo che il concept di questo posto ricorda un pochettino Pescaria, che mi sa che lo conosciamo tutti. Sono panini con il pesce, o se no ci sono anche poi altri piatti più normali, ecco. Io l'ho preso con il salmone, gli spinaci. E ragazzi, c'è un sacco di pane, mi sa che non lo mangerò tutto. Tu cos'è che hai preso, la Rona? Con i gamberi speck, stracciatella insalata e pane in cereali. Top! E tu? Cos'è? Tu con il polpo, vero? Polpo croccante. Wow! Eccomi qua ad Annalisa del giorno dopo, come al solito alla fine di ogni vlog. Comunque sono qua per raccontarvi un pochettino meglio il tutto.
Partiamo dalle basi, ovvero, ma quante calorie ha un cono gelato? Allora, io ragazzi ho fatto la gelataia per un anno e mezzo, quindi gelati comunque ne ho visti e ne ho fatti un sacco. Oltretutto il mio capo, che era il proprietario della gelateria, mi ha sempre spiegato tutto, qualsiasi cosa chiedevo mi rispondeva, quindi ho imparato davvero tantissimo riguardo questo mondo. La gelateria in cui lavoravo è questa qua, ve la scrivo qua sotto, vi lascio anche qua sotto la loro pagina Instagram. E comunque un cono gelato è più o meno 120 grammi, tra i 120 e i 150, sto parlando di un cono gelato normale, cioè di due gusti. Poi lo so che ci sono gelaterie che lo fanno più grande, altre che lo fanno più piccolo, però in media il range di peso del gelato è questo. Per quanto riguarda le creme, per 100 grammi di prodotto hanno più o meno 200 calorie, che si dividono in 20 grammi di carboidrati, sempre più o meno, e 10 grammi di grassi. Mentre invece per quanto riguarda la frutta, se andate in gelaterie di qualità, la frutta è fatta con l'acqua, ma si vede proprio perché ha questo gelato al colore della frutta, è un colore vivo e non è un pochettino smorto. Quindi anche per chi è intollerante al lattosio vanno benissimo, è sempre comunque meglio chiedere alla gelateria se davvero non ci sono tracce e tutte queste cose qua, perché sono a base d'acqua e contengono soltanto zuccheri. Hanno un centinaio di calorie e 20 grammi di carboidrati. Quindi, come vedete, in realtà il gelato è una merenda molto sana, è fatto di panna, latte, zucchero, poi cioccolato o pistacchio, oppure soltanto frutta e acqua. Quindi è un alimento che secondo me non è da demonizzare. Più nello specifico, per quanto riguarda come mi gestisco, lascio sempre la colazione normale. Lo sapete che per me la colazione è importantissima. Mi sono mangiata anche un bel pasticciotto che vi giuro era strepitoso. Ho fatto un pranzo leggero, ma perché dopo la spiaggia, dopo il caldo, non ho praticamente fame. Quindi mi serve proprio qualcosa per tappare e arrivare fino al gelato o fino a cena. Poi ho mangiato un gelato, come vedete è un gelato a due gusti, molto semplice, anche piccolo, sinceramente. Poi c'era il commesso che è stato stracarino, mi ha riempito il cono di cioccolato e anche il conettino sopra, sempre col cioccolato, quindi grazie. Quindi anche servizio ottimo di quella gelateria. E poi a cena pensavo di stare un pochettino più leggera, perché non avevo tantissima fame, però siamo andati in questo posto che faceva i panini con il pesce e sinceramente non ho saputo dire di no, anche perché io mi conosco, una volta poi che arrivo a casa verso mezzanotte mi viene fame, quindi sarei finita a mangiarmi i biscotti, quindi preferisco sempre fare una cena un pochettino più sostanziosa, che mi appaghi, che mi sazi, in modo tale poi da stare tranquilla. Come vedete, sempre questione di scelte, va bene secondo me programmarsi di andare a mangiare in gelato in modo tale da gestirsi poi durante la giornata, però questo comunque non deve essere un'ansia. Io vi ho dato anche i valori nutrizionali, i macros, così poi siete in grado anche di inserirli nei vostri piani. Io, per mia fortuna, perché per me non andava bene, ho abbandonato questo mondo e quindi vado a mangiarlo e basta. Poi mi baso sulle sensazioni che ho dopo per gli altri pasti, cioè se ho fame oppure no, di cosa voglia. Quindi ragazzi, anche questo video finisce qui. Io spero di esservi stata di aiuto e farvi capire che il gelato è un alimento sano e che mangiarlo non fa male, ecco. E niente, se tutto ciò vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!